Nella prossima asta di libri e manoscritti, che si terrà il 21 settembre, proporremo per la prima volta le tre versioni della celebre Bibbia sacra di Salvador Dalí. Pensata e ideata in collaborazione con Rizzoli a Milano, questa pubblicazione in 5 volumi viene data alle stampe nel 1967. Dalí cominciò a lavorare le illustrazioni per quest'opera già 4 anni prima, nel 63, in seguito alla proposta e idea dei coniugi Albereto, che lo misero in contatto con la Rizzoli. Di questa opera monumentale in 5 volumi esistono 3 edizioni diverse e per la prima volta verranno tutte proposte in asta lo stesso giorno. La prima edizione è detta edizione Luxus ed è subito riconoscibile perché è legata in pelle marrone. Fu stampata in 1499 copie e contiene 105 litografie a cura di Dalí, con il testo stampato su carta vergata. Ogni litografia è sempre preceduta da una carta velina, con stampati sopra i versi della Bibbia. Infatti, ognuna delle illustrazioni è collegata a un episodio della Bibbia e gli episodi sacri prendono così forma, dandone anche nuove interpretazioni, spesso meno dogmatiche e più dirette all'occhio del lettore. La seconda tiratura è invece stampata in 199 copie ed è definita come Magni Luxus. Questa volta il testo è stampato su carta fabbricata a mano. Le legature sono invece in pregiato marocchino verde, con i dorsi decorati in rosso, oro e diverse tonalità di verdi. Il taglio superiore è decorato in oro, mentre gli altri sono in barbe. E le unghiature sono anch'esse elaboratamente decorate in oro a motivi floreali. Il tutto poi è custodito entro delle custodie in pregiata seta verde. Ma veniamo ora alla terza più pregiata tiratura. Si tratta delle copie ad personam, che furono stampate in soli 99 esemplari. Ciascuna veniva destinata a una detta persona o committente già in fase di pubblicazione. Al posto del classico numero che troviamo al colophon negli altri esemplari, qui troviamo invece il nome del destinatario proprio stampato nel libro. La particolarità di questa tiratura è che ogni copia è pubblicata accompagnata da una gouache originale, ogni volta diversa dall'altra. Nel 2019 al Ponte abbiamo realizzato il record mondiale proprio con uno di questi esemplari, che venne battuto a 87.500 euro. L'esemplare della Bibbia ad personam che avremo in asta il 21 settembre è ancora più speciale. Questa volta la gouache originale rappresenta una delle illustrazioni che sono contenute all'interno del secondo volume. La gouache originale su carta è firmata al verso Dalí, è eseguita in tecnica mista di matita, tempera e acquerello ed è preservata entro un cofanetto originale in marocchino verde, con piatti internamente decorati in seta verde e carta protettiva. Come su ogni gouache, sono apposti 2 timbri, Veritable Papier d'Arché, un timbro a secco, e Dogana di Milano. L'opera, questa volta, è però anche corredata da un mobile contenitore che fu eseguito appositamente dallo studio di architettura Brunelli. La gouache, il mobile contenitore, il calco in oro della mano di Dalí e le 24 litografie extra contenute in 4 cofanetti originali la rendono l'esemplare più autentico e completo della Bibbia di Dalí mai apparso sul mercato. Queste opere, insieme ad altri volumi illustrati da Dalí, come il Tristano Isotta e diversi libri d'artista, saranno tra i protagonisti della prossima asta di libri e manoscritti.